Castlevania è una serie televisiva animata creata da Warren Ellis. Ne è talmente orgoglioso Warren Ellis che non finisce neanche nella sua biografia e neanche sulla Wikipedia. Fatevi delle domande. Comunque, fa lo stesso, lascia stare, Aku, lascia stare. È basato sul videogioco Castlevania 3 Dracula's Curse della Konami. Se non conoscete Castlevania, siete veramente, veramente delle brutte persone, ma veramente brutte. Vabbè, comunque la serie narra di Trevor Belmont che deve difendere la Valacchia da Dracula e dalle sue perfide creature della notte. All'inizio, ma proprio all'inizio, c'era un progetto basato sul videogioco, appunto, annunciato nel 2005 circa, poi portato avanti nello sviluppo fino a quando ufficialmente annullato nel 2009. Poi ci sono state anche, diciamo, delle idee di farci un film in carne ed ossa che poi si sono andate tutte quante a puttane, perché chi gliene frega di queste cose fa lo stesso. Non è importante, nel 2015 però viene finanziata la serie animata da un enorme stuolo di gruppi di animazione che fanno comunque un lavoro pessimo, ma veramente brutto. Comunque, lo stile artistico dicono di essere influenzati dagli artwork della Divina Hayami Kojima. Io, francamente, comunque, vabbè, che ha realizzato tra l'altro il videogioco Castlevania Symphony of the Night. La serie debutta con 4 puntate il 7 luglio 2017 su Netflix, appunto. Poi torna, come le maledizioni del resto, nel 2018 con 8 puntate. E voi pensate che da una serie all'altra sia andata meglio la cosa? Siete degli ingenui. Va bene, lasciamo perdere. La storia è presto detta, no? Sì, no, più o meno, insomma. Valacchia 1455. Una donna, Lisa di Lupo, no, Lupo non è il nome, da dove viene? Il famoso villaggio di Lupo, in Romania, cercatelo. Vabbè, insomma, si dirige verso un grande castello isolato, che è il castello niente meno del conte Dracula. Bussa al castello, ma incredibilmente non risponde nessuno. No, comunque si riesce a infilare dentro, però Dracula non la uccide. Non la uccide, ma anzi, Dracula rimane colpito della ricerca della donna, che non ha nemmeno paura di trovarsi di fronte all'oscuro essere, al potentissimo Dracula. Anzi, la donna spiega appunto di essere andata lì per imparare la vera arte della medicina, stanca delle superstizioni e stanca dei creduloni, dei cosi che insomma, vuole aiutare il prossimo, in poche parole. Insomma, Lisa in cambio però gli offre di insegnargli le buone maniere. Sì, sembra incredibile, ma questo è lo scambio di. Comunque non è. Sentite? Eh sì. È più o meno così, per seguire questa serie. Comunque non è importante. A un certo punto Dracula comunque dice: va bene, ti faccio entrare, puoi imparare le cose. E lei si innamora di lui e delle sue buone maniere, no? Non lo vabbè, comunque. A un certo punto Dracula si stanca e dice: vabbè, per imparare le buone maniere io vado all'estero. E così la lascia in Romania, nella Valacchia. Dracula va in Europa. Probabilmente gira e rigira a piedi, mi raccomando, a piedi, perché comunque voglio dire, è un po' un landscaper, insomma, è una cosa bella, bella idea. Comunque Dracula va in Europa a piedi e lascia la povera Lisa in balia della terribile Chiesa Cattolica, che prima la prende, poi l'accusa di stregoneria. E quando trovano i suoi strumenti di medicina nel laboratorio, la condannano al rogo. Però lei, anche in punto di morte, dice: no, no, non mi uccidete, altrimenti mio marito si incazza quando torna dall'Europa. E infatti, quando torna dall'Europa, Dracula si incazza veramente di brutto e addirittura dà, non so perché, un anno di tempo alla pacifica popolazione di Targoviste, anche questo è un posto che esiste davvero, e dice: io non vi ucciderò, avete un anno per diventare redenti. Incredibilmente, dopo un anno, la popolazione, il giorno della morte, che naturalmente era accaduta, quindi il giorno della morte di Lisa, della moglie di Dracula, fa una festa incredibile, vino, birra, puttane, incredibile. Dracula riappare e dice: ah, invece che onorare mia moglie e chiedere scusa, fate una cazzo di festa dell'unità, ma io vi stronco. E così succede il patatrac. Dracula fa emergere il suo castello, Castelvania, vabbè, castello comunque, e le schiere della notte iniziano a massacrare tutta la gente e quant'altro. Però cosa succede? Succede che tre grandi impavidi eroi si mettono contro il folle piano di Dracula di sterminare la razza umana. Il grande cacciatore di vampiri, Trevor Belmont, Sifa Belnades, una maga dai poteri mistici della setta dei parlatori, vabbè, e Alucard, che è il vampiro, pardon, il dampiro, quindi metà umano e metà vampiro, nonché figlio di Dracula, e figlio di, no, figlio di Lisa, scusate, no, di figlio di, no, quella è un'altra cosa, vabbè, ecco, figlio di Lisa, che è
decide: io sto dalla parte degli uomini e voglio difendere la razza umana. Benissimo. E questa è la prima stagione. La seconda stagione è quella che vi andrò ad esplicare tra poco, però è assolutamente un poccio, un pasticcio. Ed eccoci giunti, cari amici, alla seconda stagione. La seconda stagione avrà fatto meglio, no, della prima? Voglio dire, il budget è aumentato, il numero di episodi è aumentato, e invece no, invece no. Ma prima facciamo il punto. La prima stagione è stata un assalto impetuoso, una costruzione rapida di micromondi, innalzamento e mito di un'azione abbastanza incredibile e anche abbastanza cruenta. In 4 episodi, anche rapidi, diciamo, abbiamo ottenuto e abbiamo visto la vendetta di Dracula sugli umani, perché naturalmente avevano ucciso sua moglie, e abbiamo avuto rispettivamente le introduzioni piuttosto equilibrate di tutti i nostri eroi, di tutti quelli che combatteranno contro Dracula. Trevor Belmont, per esempio, che accetta la sua linea di sangue, la sua casata, i Belmont, o Belmont. Sifa Belnades, che accetta di far parte della tradizione dei parlatori. Alucard, che decide quale parte abbracciare della sua anima, da sempre divisa in due, tra luce e tenebra. Insomma, tutto sembrava disposto coerentemente con un certo ordine. E quindi cosa può sbagliare la seconda stagione? Beh, la seconda stagione è una bestia molto diversa, una bestia da cacciare, perdonatemi il simbolismo, da lontano, e a cui sparare stando ben nascosti. Il numero di 8 episodi della seconda stagione dovrebbe espandere la serie in modo piuttosto prevedibili, che portano beneficio alla storia. Avremmo dovuto vedere, che so, il viaggio dei nostri eroi, combattimenti contro creature della notte e naturalmente gli stage tanto amati anche nel videogioco, che ricordiamo essere Castlevania 3. Invece, che cosa succede? Succede che il cast che si muove, o per meglio dire si agita in questa seconda stagione, è aumentato significativamente, però esclusivamente dalla parte di Dracula. Siamo impelagati notte e tempo per diversi episodi nel consiglio di guerra di Dracula. Sì, lo so, pare incredibile, ma è tutto concentrato in quello. Noi vediamo soltanto la parte dell'ombra di Castlevania, mentre i nostri eroi, beh, fanno altro, ma ci arriveremo. Dracula chiama a sé vampiri provenienti da tutto il mondo, convocati per aiutarlo a sradicare gli umani dalla Valacchia. E fino qui niente di male. Però se noi diamo anche una rapida occhiata a un paio di questi generali vampiri, che sono disegnati meravigliosamente bene come personaggi, un ottimo character design, quasi, voglio esagerare, molto Madhouse, però tendono a essere sulla lunga insignificanti, vuoi per questo, vuoi per quell'altro motivo. Alcuni non parlano neppure, come la vampira cinese Cho, che ho scoperto tra l'altro di recente, avessero pure i nomi, perché non vengono quasi mai menzionati. Mentre i restanti sono molto estremi nella loro personalità, il che non presenta e non presta molte sfumature ai vampiri nel loro complesso. Non scopriamo, ad esempio, qualche aspetto della loro storia, qualche piccolo storyline collegata, magari anche alla mitologia di Castlevania, non c'è assolutamente niente. Ci sono questi vampiri e Dracula li chiama a sé e questi rispondono da tutte le parti del mondo. Un po' pigro, se mi posso permettere. Incluso l'impiego di due umani con le abilità speciali, ovvero Hector, direttamente da Castlevania Dracula's Curse, zio Iga, per PlayStation 2, e naturalmente Isaac, anche loro motivati dal disprezzo per l'umanità. Comunque, al di fuori di tutto, il più grande cambiamento tra queste due stagioni, che credo separerà per sempre le opinioni del pubblico di aficionados allo show e i detrattori più maniacali come me,
Principalmente in quanto l'azione è stata significativamente ridotta nel suo utilizzo per consentire molte più manovre discorsive ed esposizioni politiche. E questa stagnazione è ricercata da una sceneggiatura piuttosto ottusa, che in malo modo cerca di scimmiottare una specie di show alla Games of Thrones. Cioè, ci sono intrighi, litigi, tradimenti, ma la disparità annulla e mina ogni fiducia nello spettatore. È in pratica la Leopolda dei vampiri. Tutti litigano pur avendo uno scopo comune. A lungo andare, la curiosità dello spettatore, di medio e breve periodo, viene meno, perché Dracula, da brutale sire della notte, diventa un vecchio raggrinzito pieno di colpe, complessi. Scopriamo che non si nutre da anni, anzi da secoli. Questo è un derelitto, non è il conte Dracula. Man mano che la storia e la serie avanza, viene meno una fiducia reciproca tra lo spettatore e lo show. È vero che lo show si sviluppa in maniera abbastanza tipica e viene anche salvato più volte da dei personaggi che sono tutto sommato interessanti, però rimane sempre di fondo il desiderio di vedere di più, sia che combattano o meno. Il quoziente di azione al minuto per questa stagione rispetto all'ultimo episodio è bassissimo e lo fa sentire come uno spettacolo distante, lontano da quello che dovrebbe proporre. Voglio spezzare però una lancia a favore di questo show, e cioè le citazioni. Ce ne sono veramente tante, io ne ho contate circa 28-30. Ovviamente sono piccoli momenti, spesso relegati al background, quindi alla scenografia dell'azione, però potreste vedere tantissimi items, oggetti, tantissimi mostri della tradizione castelvaniotica, un po', diciamo, affissi su pareti, o magari personaggi di quadri. È interessante da questo punto di vista, c'è stata una grande ricerca, però non è sufficiente, non è assolutamente sufficiente. E ora mi rivolgo a chi è rimasto attratto dalla prima stagione, al, diciamo, duello atletico tra Trevor e Alucard, o come Sifa potesse evocare la magia del ghiaccio e schiacciare le orde dell'oscurità. Questa stagione non fa assolutamente per voi, se non per gli ultimi due episodi. Addirittura io consiglierei di vedere gli ultimi due episodi e di lasciar perdere in gran parte tutto il resto della stagione. Games of Thrones è stato il primo spettacolo a, diciamo, trasformare quasi in un trend, la politica più alta di come vengono influenzate le scene e le azioni in prima linea. E Castlevania non è molto diverso da questo punto di vista. C'è tantissimo tempo dedicato alle alleanze, ai tradimenti, a una manovra a scacchi, che potrebbe essere anche molto lungo il periodo prima di vedere una creatura del buio tagliata in due da un'arma come la Morningstar. E questo, per una saga come Castlevania, è decisamente male.